Sempre caro mi fu quest'ermo colle. L'hai riconosciuto? È il primo verso dell'Infinito di Leopardi, forse la poesia più famosa del poeta di Recanati. In questo video andremo a conoscerla meglio, ma prima di iniziare metti un bel mi piace. Innanzitutto un po' di contesto. L'Infinito occupa la 12ª posizione all'interno dei canti ed appartiene al genere dell'idillio. Che cos'è un idillio? Beh, se te lo stai chiedendo, se te lo dovessero chiedere, è semplicemente una poesia breve. Comunque, si fa presto a dire infinito. Che cosa intendiamo esattamente? Qual è l'infinito che incontriamo all'interno di questo componimento? Ecco, ce ne sono almeno due. L'infinito spaziale e l'infinito temporale. La cosa interessante è che questi due infiniti che incontriamo all'interno della poesia si fondono insieme, sì, ma sempre partendo da oggetti materiali, la siepe ed il vento, ad esempio. Ti chiederai, sì, ma perché dovrebbe essere importante? Bene, perché l'infinito che abbiamo davanti non è di natura mistica o spirituale, ma materiale. Il punto di partenza per Leopardi non è infatti aleatorio, ma estremamente concreto. Vediamo ora però una nota stilistica. L'infinito è costituito da 15 endecasillabi sciolti e ha un andamento ritmico che tende a dilatare il verso, come se ognuno tendesse a sconfinare in quello successivo. Come si fa a rendere possibile questo legame tra un verso ed un altro? Bene, attraverso una figura retorica molto utilizzata nella poesia, l'enjambement. Se non ricordi cos'è, è la figura retorica che tende a spezzare il verso alla fine di una frase e a far proseguire il suo concetto logico all'interno del successivo. Un esempio, per capirci meglio. Interminati spazi, sovrumani silenzi. A proposito di questi versi, nota una cosa importante. Gli aggettivi si trovano sempre in prima posizione rispetto al sostantivo cui si riferiscono. In pratica è come se ne creassero l'attesa. Ed ecco qui che forse pian piano stiamo iniziando a comprendere che cosa intendesse davvero Leopardi con il concetto di infinito. Per l'autore l'infinito è il desiderio del piacere, che funziona un po' come quando, ad esempio, si insegue una farfalla. Si è molto più felici quando la si rincorre rispetto al momento nel quale la si afferra. Tieni molto bene a mente questi temi, perché esprimono pienamente la teoria del piacere di Leopardi. Se non sai che cosa sia, non ti preoccupare, siamo qui apposta. Ora te lo spieghiamo. Secondo Leopardi, il desiderio del piacere è infinito, sia per durata che per estensione. Ecco perché raggiungere un oggetto tanto desiderato non ci permette di esaurire questo desiderio, perché questo meccanismo ci porta a soddisfare una richiesta che di per sé è infinita con un qualcosa di finito. E allora che cos'è che può soddisfare davvero quel piacere? L'immaginazione. Solo attraverso la sua mente l'uomo può infatti soddisfare la sua stessa infinita sete di piacere. Ecco, arrivati a questo punto puoi forse capire un po' meglio cosa intendesse Leopardi quando scriveva «Sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura». Con questo richiamo all'immaginazione capiamo che Leopardi si trova ancora nelle primissime fasi del suo pessimismo storico. Questo inizia a manifestarsi quando l'autore comprende che il distacco dell'uomo dalla natura e l'avvento della civiltà hanno provocato una grandissima condizione di disagio nell'umanità stessa. Questo è il momento in cui Leopardi inizia a rimpiangere le ere antiche, ma è lo stesso in cui si rende conto di due elementi importantissimi che sono propri della natura dell'uomo: l'oggettività del limite e l'ambizione di superarlo. Con questa poesia, insomma, è un po' come se Leopardi ci dicesse che sì, è vero, siamo limitati, ma per nostra stessa natura siamo sempre portati a tentare di superare i limiti esterni che ci vengono imposti. Insomma, questo poeta non è così tanto triste come lo dipingono, no? Bene, la nostra lezione per oggi è finita, ma se hai dubbi o commenti non esitare a lasciarli qui sotto. Noi ci vediamo la prossima volta, se il video ti è piaciuto lascia un mi piace.